Nelle vicinanze di Zagnansk, a pochi chilometri da Kielce, si cela un luogo straordinario, sconosciuto alla maggior parte delle persone. Mister Ignazio mi ha portato a vedere Don Bartek, ovvero una quercia di nome Bartek, dovrebbe essere la più antica della Polonia. Quanti anni ha? 700. Quasi 700 anni. La quercia di nome Bartek è certamente una meraviglia da ammirare, ma ciò di cui voglio parlarti è ancora più antico. Risale al lontano periodo del Devoniano. Capisci cosa intendo? Stiamo parlando di 395 milioni di anni fa. Questa scoperta ha completamente rivoluzionato la nostra concezione dell'origine dei vertebrati sulla Terra. Ti racconterò tutto dopo la sigla. Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Io sono Framora, su questo canale condivido le mie esperienze in giro per il mondo con un focus specifico sulla Polonia. E adesso, come testimone il dinosauro alle mie spalle, mi trovo davanti al Museo Geologico di Varsavia. Per capire il perché sto andando a visitare questo museo bisogna fare un passo indietro. Ma prima, mi raccomando, lasciami un bel like, così facciamo capire a YouTube che il video è interessante e lo fa vedere a più persone, e iscriviti al canale. Ragazzi, adesso vi porto a vedere un posto sconosciuto ai più in Polonia, la riserva naturale di Zachełmie. Praticamente è stata istituita nel 2010 per preservare un sito paleontologico unico al mondo. L'attuale riserva si trova sul sito di un'ex miniera, la cava di Zachełmie, da cui veniva estratta la dolomite. Questo minerale è costituito da carbonato di calcio e magnesio, qui esce fuori la mia dote di chimico. La cava fu chiusa nel 1987 per motivi di sicurezza, ma questa non è la parte più interessante della storia. La cosa importante è che milioni di anni fa qui vi era il mare. Agli inizi degli anni 2000 alcuni ricercatori iniziarono a fare delle ricerche in questa zona e quello che ne venne fuori fu un qualcosa di inimmaginabile. Scoprirono infatti le tracce fossilizzate dei tetrapodi più antiche mai conosciute. Stiamo parlando di 395 milioni di anni fa. I tetrapodi sono una superclasse di vertebrati con quattro arti. Si sono evoluti da antenati acquatici e hanno colonizzato l'ambiente terrestre. Da loro discendono tutti gli anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Di questa ricerca venne poi pubblicato un articolo sulla rivista scientifica Nature, che è una delle riviste scientifiche più importanti al mondo. E per farvi capire l'importanza che ebbe questa scoperta, vi dico solamente che la scoperta delle tracce a Zachełmie ha anticipato l'uscita dei vertebrati dall'ambiente acquatico alla Terra di ben 18 milioni di anni rispetto a quanto precedentemente ipotizzato. Inoltre, fino a quel momento si credeva che questa migrazione fosse avvenuta attraverso ambienti d'acqua dolce, mentre qui a Zachełmie vi era un mare caldo. Qui su questa roccia è possibile notare alcune di queste impronte fossilizzate. Ovviamente la parte più importante in cui le impronte sono più visibili è stata spostata in un museo. Lo ripeto ancora una volta per farvi passare bene il messaggio. Ci troviamo di fronte alle tracce più antiche mai conosciute, mai scoperte fino ad oggi nel mondo, dei primi animali che furono in grado di respirare aria, di respirare fuori dall'acqua. E ragazzi, che posto incredibile vi ho fatto conoscere, una roba, io quando l'ho scoperta mi sono meravigliato perché è un luogo pazzesco, incredibile, di cui nessuno ha memoria, quasi nessuno ha conoscenza. Allora, non sono riuscito a capire al 100% dove siano conservate queste tracce originali dei tetrapodi, però ho letto che le più grandi e le migliori dovrebbero essere conservate al Museo Geologico di Kielce e a quello di Varsavia. Ecco perché sto andando a visitarlo, la prima volta anche per me, però non ho la certezza di vederle, quindi andiamo alla ricerca di queste tracce, di questi tetrapodi, speriamo di essere fortunati. Comunque l'ingresso al museo è gratuito, quindi nel caso mi visito un museo geologico così gratuitamente, perché no? Perché no? Fa sempre piacere. Ragazzi, ci siamo. Sono emozionato, non so per quale motivo, però mi sento emozionato. Allora, qui c'è la ricostruzione dei tetrapodi. Quindi hanno fatto questa ricostruzione, sembrano dei lucertoloni. Come abbiamo imparato, sono gli antenati di tutti i vertebrati terrestri, quindi tutti derivano da queste lucertole qui. Noi deriviamo pure da queste lucertoloni qui. E poi qui ci sono le impronte.
ci sono le impronte, queste dovrebbero essere le impronte originali, dopo vado a chiedere per sicurezza, per conferma. Comunque adesso leggo qui la descrizione e vi faccio vedere bene queste impronte. Molto interessante qui, perché oltre a raccontare di questa scoperta fatta a Zaccheomi e tutte le cose che vi ho già detto, ci dice che questi animali qui, ancora mentre vivevano sott'acqua, hanno sviluppato la capacità di respirare aria e hanno sviluppato arti forti, che sono le principali caratteristiche degli animali terrestri, e le hanno sviluppate perché vivevano in una zona in cui il mare era poco profondo e di tanto in tanto erano soggetti a bassa marea, quindi rimanevano fuori dall'acqua e avevano bisogno di queste caratteristiche. Ecco, queste caratteristiche poi gli hanno permesso di colonizzare la terra. E un'altra cosa molto interessante è che nel fango hanno trovato solamente le tracce degli arti, ma non le tracce del corpo e della coda. Quindi questo mi ha fatto capire che si reggevano su quattro arti e riuscivano a camminare proprio su quattro arti, non strisciavano. Ultima cosa interessante che dicono qui è che sono state trovate diverse tracce, alcune più piccole, ma alcune un po' più grandi. Le più grandi sono di 26 cm e quindi fanno pensare a una lunghezza totale di questi tetrapodi di 2,5 metri, quindi dei bei bestioni erano. This is the original? Yes, original. It's original. They took it from Zaccheomi, huh? Yeah. Oh, nice. Missione completata, ragazzi! Erano le tracce originali, sono contento di avervi portato con me alla scoperta di queste tracce così importanti, di questa scoperta che ha cambiato i libri di storia. Quindi se questa cosa vi è piaciuta, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi qualora non l'aveste fatto prima, qui ci sono altri video, lasciatevi ispirare e noi ci vediamo nel prossimo video!